Nuovo video svuota la spesa. Oggi è un pochino diverso dal solito perché iniziamo con un tag. Infatti, Mirella e Marco del canale Ricette e Risate in pochi minuti hanno taggato me e la mia mamma. Salve. E hanno detto che ci farebbe appunto piacere che noi rispondessimo a queste domandine, quindi noi siamo qui a vostra disposizione. Sono 14, guarda caso, mamma. E iniziamo dalla prima. Ah, vi voglio ringraziare prima dei complimenti che mi avete fatto, siete troppo gentili. Iniziamo veramente adesso. Ce l'ho scritta. Quanto ti piace fare la spesa da 1 a 10? Rispondo io e poi la mia mamma. Allora, è a giornate. Certe volte mi piace, certe volte no. Che ne so, sette. Devo Eh rispondere certo. io? Bisogna vedere quanto spendo. In base alla spesa, ai soldi che devo Sborsare. sborsare, e quindi anche un 7,5, Perché poi una dipende pure che se fa dei giri, insomma, un po' di 8. cose. Tanti giri. E Esatto. lì forse no. Troppi costi. E appunto, Troppi questo è costi. semplice. Quante volte alla settimana vai a fare la spesa? Noi di solito una, però può capitare anche due. Raro. Raro, rarissimo, però una volta di solito. Mamma parla più forte che poi non ti sento. Sì, è venuto a gridare. Poi, terza domanda. Quali sono i supermercati che ti piacciono di più e quali di meno? A me mi piace di più l'MD. Il primo, l'MD è quello che mi piace di più. Quello che mi piace di meno, direi la Lidl, perché sono andata in due Lidl a Palermo, sono troppo caotici, c'è tanta roba, ma Ammassato. non è ben organizzato, e il personale non mi piace, non mi piace Lidl, boh, non lo so perché. Tu, Però no, ma noi stiamo parlando di spesa no, io. cibo. Sì, quali sono i supermercati che ti piacciono di più e quali di meno? Quelli che mi piacciono di più, quello che mi piace un po' di più è dove andiamo di solito noi, Conad, quello che assomiglia a Gisa. È lo stesso, eh? Gisa, sì, esatto, Conad, questi. Siso. Quello che mi Perché piace. Conad è diverso. Vabbè, Conad è allora un Sisa, altro. però qui lo chiamano Gisa, che non mi piace. Giso. È Gisa, Sisa. Vabbè. Ok. Quello che non mi piace è quello che mi dà delle brutte sensazioni quando entro, quindi non ci vado più. Oggi per esempio siamo entrati Quindi, in un non mi piace, supermercato, non mi è a piaciuto. parte che il personale lasciamo perdere, Quello è cioè importante. io ho chiesto dove erano i pavesini per dirti e un ragazzo mi ha detto sono di là, così indicandomi, alla fine erano proprio attaccati a lui. Dimmi, sono qua, me li prendi e via. No, mi ha indicato dall'altro lato, io ho fatto il giro per niente. Vabbè, Ma lì non ci siamo mai andati, forse una sì, volta. non ci siamo Non mai va bene, non entrati. va bene. Incompetente al massimo, la cassiera, niente voglia di lavorare. Io cosa fanno? Non lo so a fare. Vabbè. Quarta domanda, fai la lista? A volte sì, a volte no. Dipende. Se io ho tanta roba da comprare, scrivo, perché se no me lo dimentico, avendo la memoria molto labile. Se no, passo nelle vie del supermercato e prendo quello che mi ricordo. Sperando di ricordarmi tutto, perché c'è anche questo da dire. Io faccio la lista ogni tanto, ma non sempre perché ho paura della lista, di Perché la lista può. quanto è lunga. Per questo non la faccio, preferisco Sì, smettere. perché mia madre. Devi sapere che si scrive un foglio davanti e dietro. A mente, Sai capito? però che pensavo che tu preferissi farla la lista. No, invece no, purtroppo, perché poi scrivo, scrivo, scrivo tante cose. Epa, No. buonanotte. Poi, vai da sola o con qualcuno? Vabbè. Di solito compagnia. Sempre io e mia madre, oppure io con mio marito, oppure mia madre Come con mio vuoi, padre. esatto, sono tuo padre, non posso Questo. essere. Hai un giorno fisso? Sì. Ed è il venerdì. O il venerdì
Oppure la domenica se andiamo con i rispettivi mariti, per intenderci. Poi, settima, fai tutte le file a guardare i prodotti o vai direttamente a prendere le cose che ti servono? Io a questo ho già risposto, risponde mia madre. No, vado a prendere il prodotto quello che mi serve. Quindi non ti Perché ho va. paura di andare troppo in giro a Perché poi mia comprare madre. Sì, altre esatto, mia madre ci prende la mano cose. Sì, a me e piglia quello che gli fa. è che non c'entra niente con la lista. Però mia madre è brava a guardare le offerte. C'è da dire questo. Prezzi, certo, sì, beh. Cioè, non compra a caso che dici vabbè, prendo questo, lo infilo nel carrello e buonanotte. Dopo anni, certo, No, di lo spesa, guarda i bisogna. prezzi. Ti piace ricevere volantini per vedere le offerte? Dai. L'abbiamo qua. Allora, l'unico che magari mi piace guardare, dare un'occhiata, è questo di acqua e sapone. Però per il resto io prendo e li butto. Idem. Cioè, per me è carta straccia. Altrettanto. Perché alla fin fine ci vai di persona, vai a guardare se ci sono offerte o meno. Non hai bisogno della carta, del cartaceo, almeno per Infatti quanto a mi. me non piace neanche. Sì, ma poi arrivano a casa, arrivano e mia madre prende e butta. Come faccio io d'altronde. Preferisci grandi ipermercati o negozietti al dettaglio? I negozietti al dettaglio sarebbero praticamente quelli piccoletti. Quello che si è volato stamattina? Sì, No, è nel piccolo. negozietto al dettaglio loro intendono La quelli. drogheria allora? Tipo drogheria. Quelli sì, No, non mi piccoli. piacciono quelli Neanche piccoli, a a me, me manco a me. no. No. Io preferisco i supermercati, che No. almeno sono ben No, forniti. no, no, drogheria no. No. Sono carini, piccoli, ma non hanno tanta scelta. E non mi piacciono neanche i supermercati, quelli nei centri commerciali, perché poi c'è È troppo. vero, Cioè, sì. tu esci dal centro commerciale con le borse così ed è brutto secondo Troppo me. Cioè, dispersivo. no, no. Cioè, se vai in un centro commerciale vai a comprare i vestiti, quello che ti serve, altra roba, non per andare a fare la Poi sono più cari quelli spesa. dei centri Sì, commerciali. è vero. Al forum a Palermo si paga un botto. Se Ora è meglio non sei di andarcene. Palermo, dammi conferma. Ma comunque è così. Almeno quello che prendo io pago sempre un botto. Cosa ne pensi della possibilità di fare la spesa online? Hai mai provato? E mia madre ha fatto una faccia tipo: no, no, Per me no. Poi tu. allora, io lo proverei. Però preferisco sempre la cosa di presenza. Cioè, Toccare sì. Allora, finché sono dei prodotti tipo di cosmetica, queste cose così, oppure delle cose che mi servono su Amazon, allora va bene. Però non lo so, la spesa online non è che mi convince più di tanto. Boh, sinceramente, non lo io ho già so, risposto. non lo so. Stai attenta a raccogliere coupon? Assolutamente, io rispondo di nuovo, no. Intendo. Carta a prendere e buttare, No. no, cioè a parte che dove andiamo noi, OMD, Sisa, queste cose Ma io qua, non non ho ne mai visto. danno No, no, coupon. no, no, no. A parte, io non li vorrei neanche. Compri molti prodotti bio? Allora, tanti no, però se mi capita sì. Io Sei quella mia madre. Olio di palma. Non è vero, perché adesso non lo mettono più. Meno male, almeno Olio quello. di palma, ti No, voglio bene. sì. Poi, preferisci comprare cose di marche o tarocche? Questa è una domanda un pochino così così. Perché alla fin fine tu, mamma, compri cose di marca e non. Io idem con patate. Dipende. Per esempio, le gocciole. Mirella ha fatto vedere le gocciole, giusto, nel suo video. Anzi, che ti invito a vederlo e ti invito ad iscriverti. Mi sono dimenticata di dirlo all'inizio. Scusatemi. Lascio il link in descrizione. Naturalmente, se ti sta piacendo il video, iscriviti anche che stavo Le dicendo? gocciole. Meno male che c'è mia madre, che già io ho fatto tutto il discorso. Le gocciole. E già mi stavo dimenticando, quindi figurate come siamo messi. Ha fatto vedere le gocciole, quelle dell'Eurospin. No, non mi ricordo che marca era. Scusami, Mirella, io ho la memoria, sai come ce l'ho. Ma io preferisco le gocciole, per esempio, Quelle originali.
Cioè, io ne ho provate di gocciole, cioè, ci credo sulla parola, Mirella. Però non. Io le gocciole sono fan. Quindi, originale, ci spendo di più, però. So gusti, eh. Quindi, nella domanda. Vabbè, un po' e un po'. Misto. Dipende come capita. Quanti centri commerciali ci sono nella tua città? Zero, quasi zero. Zero, perché ovviamente sì. Viviamo in un paesino. Esatto. Però deve andare nel centro quello più grande. Si deve andare a Palermo. Si deve andare a Palermo, ma a Palermo c'è una scelta infinita. No. Per quanto riguarda il discorso di taggare, taggo chi vuole rifarlo. Vuole rispondere alle domande che poi lascerò giù nell'info box. E adesso, dopo tutta questa premessa, è finito? Sì. Con le 14 domande. Sì. Dobbiamo fare il video spesa vero e concreto. Quindi, iniziamo da acqua e sapone. Tu pensavi di. Come si dice? Pensavi? Di essertela scavata. Senza fare nulla. Ma invece non è così. 29 euro e 11 centesimi. Abbastanza. Acqua e sapone, pure loro. Complimenti per il garbo dei commessi. Spazzolino Sensodyne. Eccolo qui. 1,99 centesimi. Colgate Max White. Ce ne sono due tipi, sì. 2,40 euro. Sì, perché qua c'è il Mentadent. E quindi il Mentadent costa 1,90 euro. Qui ci sono tre tipi di maschere. Una, due e tre. Sono tutte e tre della Geomar. Cioè la maschera a viso 5 minuti esfoliante illuminante, che sarebbe questa qua. Ed è con alga corallina e biofiore di iris. Poi abbiamo quella purificante effetto matte con argilla bianca e biofiore di malva. Infine, detox anti impurità con argilla nera e bio aloe vera. Sono ottimi prodotti, costano pochissimo, 0,99 centesimi. E alla fin fine ci sono due dosi. Esatto. Quindi sei maschere. Mamma mia. Tutto bene? Signor. Tutto bene? Colluttorio, pasta di capitano, sì, sì. Protezione propoli, questo. Esatto. E invece questo è sbiancante, il solito 30, quelli che hai visto. È caduto il telefono. Scusate. Mia madre ha fatto danno perché praticamente il telefono è appoggiato sopra delle scatole. Benefit colluttorio. 1,40 euro. È stato lui la causa di tutto. Che pesante. Ma ammorbidente feeling con alfere di loto. Bello è. Che è piccolo lo scontrino che non lo trovo. Lo scontrino è molto piccolo. Però sinceramente, ecco qua, 1,55 euro. Non l'ho mai provato, proviamolo. Licia Velvet Touch, trattamento rigenerante di bellezza con olio di marula e peonia. Quanto? 1,65. Aloe, shampoo idratante. 3,40 euro sempre. Le capsule. Che ce n'è 22 più 5 gratis. Finisce, sì. Non tanto, 2,95 euro. Questo è un Wet n Wild. E lo Hello. Blush Lighter Fard Rocher. Vabbè. Sì, 6,49 euro. In confronto alla matita che costa 6,50 euro. In effetti è meglio il Fard e l'illuminante assieme. Un altro discorso. Direi. Passiamo adesso ad MD 32,32 euro. Io mi dimentico sempre di dirti di metterti comodo. Mamma, c'è stato un piccolo terremoto perché mia madre appoggia le cose e il telefono fa così. Anche adesso? Sì. E quindi questo è lo scontrino. Te li devo passare? Certo. I funghi champignon. Mm-hmm. Che mia madre ne ha presi due confezioni. Ci sei? Sì. 1,79 euro. Vivo meglio, stavo dicendo COP, perché c'è anche la Vivo Meglio COP. Che sto mi è venuto in mente. Cocco drink.
bevanda base di cocco. Ho trovato 1,79 euro. Banane, lampone, chi c'è la cocco? 1,68. Siccome ci eravamo dimenticati i bevesini, ora vediamo, siccome devo fare il tiramisù, se ti interessa trovi anche la ricetta, te la lascio qui in alto nelle schede, proprio dal mio tiramisù collaudato da anni e anni. Siccome appunto non ce li siamo dimenticati di comprarli, abbiamo preso questi sottomarca di pavesini. Vediamo come saranno in caso se costano di meno. Ora vediamo che prezzo hanno. Quanto costano, mamma? Tu ti ricordi gli altri? Quelli... Costano, mi pare 2 euro e qualcosa. E quanti ce ne sono dentro? Perché questi costano 1,29 euro e ce ne sono 8. 1,29 euro. 1,29 euro. Non è niente. Ti sapremmo dire perché non l'abbiamo mai provati. Vediamo come viene con il tiramisù. Cipolle 1,19. Mascarpone 89 centesimi. Sempre della Vivo Meglio lo stracchino 2. Sì. 79 centesimi. Ormai mia madre è diventata... Perché li leggo prima che tu li dici. Ta 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 ta. E mental 2. 1,29 euro. Questi sono buoni. Sì, e c'è scritto. Sono veramente buoni questi. 2. Sarà che io amo il piccante. Ne ho presi 2. Misto piccante a 99 centesimi. Allora, le uova bio 1 euro. Il famosissimo salmone. Mazza, ne hai prese di più di me. 4. Sì, io ne ho presi 3. 1,59. Ce n'è sempre all'interno 50 grammi. Tacchino. Dovrebbe esserci scritto anche. E 2. Sì. Uno ha un prezzo e l'altro ce n'è un altro. Perché? Perché è il peso. Uno è 2,65 e l'altro non lo so. Questo guarda. È 2,65 e 2,35. Sì, ma infatti quando ce n'è di meno. Questo stai attenta. Questo è pollo alla diavola che piace a tua sorella. Buono. Non lo so, buonissimo. C'è scritto il prezzo. Attenta che magari goccia. Mamma mia. No, c'è il buchino, devi fare. Mi sa che Cicciuno l'aveva fatto. Mi sembra che Panti l'ha fatto. Cioè, e vabbè, sentiva l'odore della carne. Quello è buon gustaio. Qua c'è scritto 2,40 poi 3,19. Boh, non lo so. No, 2,40, 2,40. Sì, sì. Finito. Finito per finta. No, finito. Sì, sì, è quella cosa che fa la lascia là. No, per quello te lo volevo dare prima. Finito per modo di dire, finito. Prego. È pezzo forte. Se lo era dimenticato. C'è un altro lenzuolo. Che qua. Andiamo avanti un po' lenzuolo. C'è ancora lenzuolo. Ta-tan! Quanto è bello. Il prezzo 20 euro. 21,50. Cosa? Ah, i capelli. Brava. La parte sotto e la parte sopra è... tutta grigia. Sì, sì, grigia. È tutta grigia, quindi sì, neanche te lo apro perché non c'è bisogno. Ti faccio vedere solo le federe che sono double fast. Sì. Come per il precedente caso del panda, non esatto. So se ti ricordi. Era bene. Mamma mia che bella. Sono sparita! E dietro? E dietro vediamo che cosa. Ah, il cuore con la zampa. E poi il tessuto, ma tu ti sei trovata bene. Sì, sì. Anche lì con le quindi sole, per questo anche si, è voluto, si è ricomprato sì. Insomma da Sisa invece mia madre ha speso 42 euro e 98 centesimi, però ha preso un po' di cose come vedi, un po' di articoli. Prego, ma va un balletto, ecco ora il panico può avvenire. E hai ragione. E ovviamente lo scontrino mia madre non se l'ha studiato completamente. Direi. Con gli occhi. Ah no, l'ha trovato. 0,79 centesimi. Illuminazione. Famosissima rum, le penne rigate. Due pacchi. Due pacchi. Sì. 69 centesimi. I ditali rigati pogliatti. Due pacchi. Due pacchi. 0,79 centesimi. Sì, col riso senza lattosio. Sì. Questo sempre al cioccolato, al cacao. Sì. Quanto? 2,99 centesimi. Poi, skipper. Senza zuccheri aggiunti, senza conservanti e senza coloranti. Zueg.
Sì, lo prendo. Eccolo qua, l'ananas. Devo vedere se è realmente così. No, è realmente così. No, è a posto. No, lo sapete perché? Perché molti scrivono succhi di frutta senza zuccheri, sì, e poi guardando gli ingredienti gli zuccheri ci sono. Per questo l'ho detto. Benissimo. Io forse mi sa che non l'ho messo. Ah no, eccolo qui. Se... mi perdo e quindi mi sembra che non lo era neanche... Oggi era concentrato. 1,59. Poi riso blonde gallo per risotti. Sì, sì. 1,99. Ah, stavolta l'hai presa alla prova. Non c'era, è normale. Sai che è più buono così? Mentre perché mangio non mi piace tanto, però l'ho dovuto prendere perché va bene. Milk, sì, sistema immunitario. 1,49. Calvè classico. Sì. Perché ci hanno scritto Bolzano? Perché forse fanno tipo una raffigurazione qui delle casette di quella zona. Esatto, sì. 1,49. Zimille, solo una confezione? Sì. 99 centesimi. Birra Heineken. 1,99 centesimi. Sacchetti gelo, cookie. Sì, 1,59. Io dico tutto nel dettaglio, così mia madre quando va a cercare trova tutto. Certo. Ah, il tempo. Sì. Il tempo. Carta igienica, 8 a ruota. Io l'ho comprata per quello scopo. 8 a ruota, sì. 1,69. Ecco qua, a proposito di questa, sogni d'oro, melatonina, che ti ho fatto vedere, anzi ti abbiamo fatto vedere in un precedente video su Vuota la spesa, ti posso dire che funziona. Cioè, io me la sono preparata mezz'ora prima di andare a dormire e quando ci si mette nel letto ci si addormenta dopo pochi minuti. Addirittura. Sì. E mi auguro. 3,29 euro. Però. Costa però, sì, a me mi ha fatto effetto, sì, sì. E per farmi effetto a me, che ultimamente l'insonnia fa parte di me, significa che è veramente sono... così. Sono? Bic, queste... le lamette, lo sai che lo dovevo prendere pure io? Vabbè, prossima volta. Bic, sì, 1,29 euro. Caramelle Mentos, 1,29 euro. Star, dado. Quello che fanno vedere la pubblicità. Appena l'hai detto già. Ah, 1,15. Due pacchi di tovaglioli. Tovaglioli, 0,99 centesimi. Sì, questi costano sempre, sì, pochi, infatti li prendi, li prendi sempre. Sì, per questo motivo. Ah, perché mi metti qua che io già ne ho tante di rotto? Boh, non lo so. Hai il tuo spazio. I miei famosi cornetti. Io butto a terra, tanto no, è carta igienica. Classico, famosi... i cornetti. Ma non possono mai mancare, però. Mancano nello scontrino. Cornetto, 1,79. I crackers salati senza granelli di sale. Ci sta una contraddizione. Crackers salati senza granelli di sale. Salati, ma i granelli di sale non ce l'hanno messi in superficie. Questo è il motivo. Ah, sono salati nell'impasto, sì, però. Non con i granelli. Con lievito madre, meno 30% di grassi, va bene, senza olio di palma. Sono, sì, questi. Sì. È la prima volta li prendi? Questi sì, perché di solito prendevo quelli con la confezione rossa. A me i crackers con i granelli di sale di sopra non mi piacciono. Sarà che a me il sale non sì, mi fa male. 1,89 euro. L'ultimo. Ah, i panciò! I famosi. Perché io ci dicevo a mia madre, mi ricordo quando me li dava hanno a scuola. Anni, sì, 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 sì. Gli articoli, ma Kinder poi si sono vita. Ah, voglio. Lievitata naturalmente. Sì. Senza? No, senza olio di palma non c'è scritto. Ah, quindi. Non c'è scritto. Ora vediamo. C'è qua. Qua c'è. Palmini. Palma e palmisti, mamma, però qua sono stati onesti, sono onesti, perché non c'è scritto, quindi 1,99 euro. Ok, e abbiamo finito. E con questo abbiamo concluso questo video che non so quanto tempo durerà, sarà come la storia infinita, perché tra tag e tra spesa bello lungo, però spero che ti abbiamo fatto compagnia. Speriamo. E noi ti salutiamo e ci rivediamo al prossimo video Svuota la spesa. Per non perdertelo, mi raccomando, ricordati di iscriverti attivando la campanellina tutte. Ciao! No, mamma, che brutto saluto! Che ciao! Mandi? Scusa! Arrivederci! Questi sono i saluti! Arrivederci!
arrivederci a tutti, ecco. No, siccome di solito saluti con mandi tutti quanti di solito. E l'hai detto tu, bravo. Bravo, non lo puoi dire proprio. Va bene, va bene, e d'accordo. Quindi... D'accordo, ciao.